Bene, molto bene. Stavo pensando, ogni volta che mi metto a fare i video sono sempre in partenza verso qualche parte, eh? Ho notato che ultimamente i miei video sono un po' più diversi, un po' come se è un bel grumetto di... Non si capite. Alcuni di voi mi hanno chiesto, ma chi sei, ma che cosa vuoi, quante cose sai fare, sai cantare, sai suonare. Ah, parli l'inglese, brava. Parli anche russo. La verità è che mi piacerebbe tantissimo riuscire a focalizzarmi su una cosa sola. Mi sento perennemente attratta da tutto quello che passa. Un po' come quando da piccola mia nonna mi portava sulla strada provinciale in braccio, avevo più o meno 3 anni, e mi diceva guarda le macchine. E io guardavo le macchine. Bella la tua vita! Hai davvero una vita? Nei miei video cerco sempre di incanalare almeno un pezzettino di me stessa, di far vedere quello che faccio, una fettina, una striscetta, quello che sono. Non so cosa sono. Un netto di... È per questo che lo chiamano YouTube, eh? È che ultimamente sto realizzando che tra tutte le cose che faccio, anche al di fuori del canale, visto che comunque sono stata molto assente nell'ultimo periodo, non ce n'è una più focalizzata di un'altra. Un po' di questo, un po' di quello. Lascio delle tracce e poi... All'inizio mi ponevo la domanda, ma è giusto che sia così? È giusto non focalizzarsi su una cosa sola, portarla a termine e poi magari svilupparne un'altra? E non sono giunta a una conclusione. È che non necessariamente bisogna essere una cosa sola. No, non è un coming out. Potenzialmente sto potenziando un po' di tutto. Un po' di tutto e niente. Devo ammettere che la ricerca dei contenuti da buttare qui dentro e mostrare a voi non è mai stata tanto difficile. La cosa più difficile è sempre stato il tempo. Fare, montare, collegare, buttare. E visto che il mio range me lo permette, parlare con voi. Ho fatto un po' tardi ieri sera, quindi stamattina non mi sono ancora tolta i residui del nero sotto gli occhi. No, le borse non vanno via. Dovrò iniziare anche a togliermi, no? Tutto, facciamolo insieme. Quindi, giusto per coronare questa mia idea della molteplicità e della poliedricità e della coloricità, oggi faremo tutto un processo inverso per arrivare alle origini. Viaggiare comodi, come una volta, come bambini, avvolti nei propri scialli, in braccio alle nonne. Per prima cosa avrete bisogno di togliere tutti i residui del giorno precedente dalla pelle del giorno corrente. Per farlo avete bisogno di qualsiasi tipo di struccante per occhi o pelle che avete a disposizione, non ha importanza di che tipo, va benissimo, qualsiasi cosa, purché sia un rimovente, qualcosa che possa... rimuovere. Se avete i capelli molto molto lunghi come i miei, per esempio, vi consiglio di usare un cerchietto per poter aprire le vostre frontiere alla pulizia completa del vostro volto e dopodiché prepararvi a diventare bellissimi. Mi ricordo che quando ero piccola portavo un paio di occhiali e avevo questa fissazione per le montature molto leggere. Quindi per molti anni ho portato degli occhialini rosa con una montatura molto fina fina, a forma non è che andasse molto, ma a quanto pare a me piaceva. Come ti vedi, come ti mostri, come sei, cosa vedi. Forse abitando in un paese di 1000 abitanti non c'è la possibilità di avere degli occhiali. Forse non c'era la moda degli occhiali, non mi ricordo. Fatto sta che per tutto il periodo delle medie ho portato questi occhiali e una volta arrivato alle superiori non riuscivo a vedermi senza occhiali. Ogni volta che li toglievo non mi sentivo me stessa. Mi sentivo un po' nuda, tipo... Che sto dicendo? A questo punto, quando sarete totalmente spogliati della vostra pellicola del giorno prima, non vi resta che trovare un outfit adatto per coronare tutta questa... naturalezza. Iniziate col presentarvi a voi stessi così come state. Una felpa? Una felpa verde militare? No. Cambiamo, mettiamo una... così, ecco. No, così no. Siamo a gennaio, dai. Ah, una camicia rossa e blu, a righe. Bella. Ecco, sistemati un po'. Ah, così, beh. Ecco, magari sì, magari tirano un po' più su che ti arriva al mento proprio, no? Ora che il vostro outfit totally nude, perfect, natural è completo, potete iniziare a rendervi conto che l'unica cosa che vi mancherà per affrontare il viaggio più sereno e tranquillo della vostra vita è una doccia.